La storia di Palazzo Reale all'interno del Museo Correr è una storia di irrequietezze politiche, ma nello stesso tempo è una storia meravigliosa che in qualche modo noi abbiamo voluto rappresentare restituendo, con un lunghissimo restauro molto complicato, queste 27 sale alla città. Il Palazzo Reale esiste, anche se la città è abituata a sentire parlare del Palazzo Ducale. Esiste ed è la testimonianza di una storia appunto di un secolo che attraverso varie dominazioni ha comunque saputo essere più vitale che mai, anche dal punto di vista creativo, non ha deluso i secoli precedenti. Tutti artisti veneziani che, assoldati dai nuovi padroni di Venezia, hanno lavorato in queste sale, che erano abitazioni soprattutto private, tranne le prime sale, che avevano anche una piccola funzione ufficiale, ma erano abitazioni private. Qui i reali non hanno abitato a lungo, tranne Sissi. Sissi è rimasta per molti periodi, lunghi mesi negli anni, all'inizio degli anni 60. La inquietissima principessa, che forse ancora oggi è tra i personaggi dell'impero austro-ungarico tra i più amati, proprio per questa irrequietezza che la faceva diversa dagli uomini di parata e che in qualche modo la rendeva moderna e la rende moderna ai nostri occhi. Una scoperta per i veneziani, una scoperta per il grande pubblico, si aprirà proprio in questi giorni, sarà possibile visitarlo naturalmente con dei numeri contingentati perché gli spazi sono piccoli ma ariosissimi perché si affacciano su una delle parti più belle della città, il bacino, con i giardini reali appena restaurati. Il Palazzo Reale è il risultato di una collaborazione eccellente tra pubblico e privato. Da una parte la Fondazione dei Musei Civici, il Comune di Venezia, la Soprintendenza, tutti gli organi dello Stato, il Demanio, che si sono attivati per concedere via via queste lunghe stanze in una storia molto articolata. Ma dall'altra parte direi la generosità del Comitato Francese per la Salvaguardia di Venezia, un comitato nato ancora nel 1960. Dopo la grande acqua alta del 66 e che ha continuato in maniera persistente a lavorare per restaurare parti della città e che all'inizio degli anni 2000 aveva adottato proprio questo palazzo con determinazione, puntigliosità, attraverso una serie di importanti mecenati internazionali che arrivano un po' da tutti i paesi con la loro passione e l'amore per Venezia, via via le stanze sono state adottate e via via restaurate. Sì, è stata un'eccellente collaborazione. Jérôme Zisnis, il presidente, ha diciamo tenuto la regia di questo grande lavoro e noi oggi siamo orgogliosi perché il rapporto col privato, ancora oggi per Venezia, per la nostra fondazione, è davvero una delle gambe su cui sosteniamo gran parte dell'attività, per esempio, dei restauri, dei mobili e degli immobili. Il restauro del Palazzo Reale si deve naturalmente alle persone che hanno tenuto la regia, che hanno sostenuto economicamente, ma poi sono le mani straordinarie di artigiani di eccellente qualità e valore, di maestranze che ancora esistono a Venezia e che sanno veramente come restaurare i nostri terrazzi, i terrazzi veneziani, i marmorini, gli affreschi, i fregi e poi tutte le parti che riguardano anche le ferramenta, la preziosità di elementi dell'architettura, anche strutturali, che sono stati affidati davvero alla qualità veneziana, perché ancora oggi, per fortuna, questa città conserva, grazie forse al lavoro enorme, costante di restauro che si porta avanti un po' dappertutto nella parte storica della città, ecco, conserva ancora questi talenti, che sono veri e propri talenti e che noi speriamo che continuino a dare risultati eccellenti come in questo Palazzo Reale di Venezia.